Seminario con Stefano Garroni sulla cultura media contemporanea. 9 gennaio 97, terzo seminario. Ludwig Wittgenstein, Nota al ramo d'oro di Frese. Conclusione. Perché questo ci consente di arrivare alla questione delle condizioni di assolvibilità e delle condizioni di vita e quindi di cogliere un punto fondamentale della cultura contemporanea usato dall'ideologia postmoderna in una maniera ovviamente infame, ma che è un problema serio però se lo si affronta bene. Ed è un problema estremamente importante proprio in una prospettiva dialettica. Ora, immaginiamo che una situazione piuttosto stupida. Io dico oggi è giovedì, lui mi corregge, dice no, guarda che è mercoledì, com'è, non è mercoledì. E se ieri era martedì, ah già hai ragione, è vero, oggi è mercoledì. Questa conversazione banalissima ha però da un punto di vista logico una complicazione molto interessante. Io posso dire sì, è vero, è mercoledì. Oppure posso dire sì, hai ragione, è mercoledì. Oppure è corretto, è mercoledì. In fin dei conti, io quello che voglio dire è questo. Se vale un certo modo di organizzare la settimana, se vale un certo vocabolario della lingua italiana, essendo ieri martedì, allora si ricava che oggi è mercoledì. Voglio dire, io potrei, invece che dire è vero, dire a Maurizio, tu hai ricavato correttamente da alcune premesse, del modo di organizzare la settimana, del vocabolario della lingua italiana, hai ricavato correttamente che oggi è mercoledì. Voglio dire che io potrei togliere il termine è vero sostituendolo con questo. È una conclusione rigorosa. Se vale un certo vocabolario e certe regole, questa conclusione è rigorosa. Io posso dire è vero intendendo dire queste. Quindi è vero e sostituibile con questo. Però attenti che quando dico è vero, questa espressione io posso intenderla in altri due sensi. Per esempio, questo è rosso. Se è rosso, non è di un colore diverso dal rosso. Va bene. Voi capite bene che in questo esempio, insomma, è vero significa che questo è rosso. Se la frase è stata detta in una lingua che io conosco e ho capito il significato delle parole, è chiarissimo che questo è rosso indica che non è di un colore diverso dal rosso. Cioè io dico è vero per intendere che quella proposizione, se ho capito le parole, è sicuramente accettabile. Vedete che qui è un senso di vero diverso da quello precedente. Lì significava è una corretta conclusione del ragionamento. Qui si tratta semplicemente, hai capito le parole, se hai capito le parole la frase è vera, l'accetti come vera. Pronto? Lo so, ma aspetta un attimo. Pronto? Sì, ma non si... Continua, di, parla. Sì, c'è. Ecco, un attimo. Perché? Emiliano. Emiliano, sì, guarda, sì, c'è, stanno parlando, dimmi. Io ora, perché non vieni?
fino alle 10. Va bene. Sì, penso che sì, ma quindi sì, ci vediamo dopo. Ciao, ciao. Quindi, appunto, voglio dire, è vero, io posso dirlo, è nel senso che quella certo ragionamento è ben condotto, ho ricavato giustamente, ho applicato adeguatamente le regole di un certo gioco, ma posso dirlo anche nel senso che qualcosa è vero in quanto ho capito il significato delle parole. Ma posso intenderlo anche in un altro senso. Per esempio, quando uno dice la natura è così e così, indipendentemente dall'uomo. In questo senso è vero, vuol dire che c'è una realtà fatta in una certa maniera e come è fatta la realtà prescinde completamente dall'uomo. Questo è un altro senso dell'opera. Allora bisogna fare attenzione bene a capire che essendo diversi i significati dell'espressione, il problema è sempre quello di riuscire a cogliere esattamente che cosa si vuol dire con la natura. Soffermiamoci sul primo senso. Cioè qualcosa è vero significa in sostanza che la conclusione di un ragionamento è corretta, risponde alle regole di costruzione di quel ragionamento, di quel tipo di ragionamento. Allora immaginiamo che una situazione di cui Wittgenstein si è occupato e che poi possibilmente il calorico potrà affrontare meglio, e cioè il matematico Gödel produsse una dimostrazione che qualunque sistema matematico sufficientemente sviluppato in modo rigoroso produce una proposizione non dimostrabile all'interno di quel sistema. Ovviamente fu un evento perché venne colpita una delle convinzioni millenarie, cioè che l'esempio di conoscenza rigorosa è proprio la matematica. Qui invece si mostra che qualunque sistema matematico, se ben condotto fino a un certo punto, arriva ad essere contraddittorio. E Wittgenstein affronta questo problema con un tono molto interessante, che in fin dei conti può essere espresso in questi termini. E cioè, vabbè, si incontra una contraddizione, beh, e che succede? Esattamente il nostro dice che bisogna combattere l'angoscia e il discredito superstizioso che i matematici hanno nei confronti del leadership. Voi capite che questo è un luogo interessante perché per chi è abituato al ragionamento dialettico, una posizione che afferma decisamente che il principio di non contraddizione